Il Molciano ospita il Reno, la compagine di Pessina cerca punti per una disperata salvezza. Il Reno in esterna cerca di far bottino pieno. L'intenzione dell'ospite è chiara fin dall'inizio, il traversone di Giorgini viene sventato così da Marconi. La risposta del Molciano è affidata a Brisegotti, che apre per Longoni, conclusione di quest'ultimo bloccata da Stella. Dalla distanza i padroni di casa tentano di colpire direttamente a calcio piazzato. Stella controlla che la sfera termini sopra la traversa. Rotondi, servito al limite dell'area di rigore, fa tutto bene, meno la conclusione, troppo debole per impensierire l'estremo ospite. Dalla parte opposta, incursione di Francesconi. Marconi blocca in due tempi. Dalla bandierina, lo stesso portiere è chiamato all'intervento. Reno che cerca di farsi pericoloso nel finale di tempo, ma in verità da calcio piazzato l'ultima conclusione arriva dai padroni di casa con Brisegotti che mette sul fondo. Nella ripresa, con le immagini a cura di Paolo Arcangeli, vediamo un Reno più deciso e un Molciano più timoroso e impreciso. Qui Brisegotti calcia le stelle. Dalla bandierina invece il Reno colpisce. Marconi rinvia malamente nei piedi di Rossi che da fuori aria inventa un pallonetto non certamente irresistibile ma efficace che scavalca l'estremo biancorosso per lo 0-1. Qui Bottini arresta un pallone a campanile girandosi in acrobazia cercando da subito il 2-0, pallone fuori di un nulla. Il Molciano va vicinissimo al pareggio invece dalla parte opposta con Rotondi che salta anche il portiere ma poi c'è un salvataggio sulla linea di porta di Vitali, la gioia del gol. In contropiede Rocchetti e Marconi stoppano così l'iniziativa del Reno. Se il Molciano è ultimo un motivo ci sarà, non me ne vogliono, ma si vede anche da queste fasi la poca tranquillità che circonda la squadra. Acquavietta Dei non solo da meno il fatto di chiusura del match. Il Molciano avrebbe l'occasionissima con Gambuti, ma ne è entrato appoggi il pallone di testa in bocca a Stella. In contropiede Bottini con un pallonetto si divora il possibile raddoppio. È la volta di Bandini sul quale Marconi si mostra super, ma sulla ribattuta sarebbe battuto se non fosse per l'imprecisione di Carioli. Bandini riesce a farsi perdonare poco dopo. Per la terza volta il Reno si trova davanti a Marconi e questa volta va al bersaglio. 2-0. Dopo i festeggiamenti c'è l'ennesimo contropiede, ma Bandini non c'entra lo specchio della porta e qui si chiude una ripresa giocata a senso unico. 2-0 per il Reno, per il Molciano buon primo tempo ma totalmente assente nella ripresa.